Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo shortino, breve approfondimento sulle teorie della personalità con approccio psicometrico e diciamo che i più recenti studiosi sono arrivati a trovare una quadra tra tutte le teorie precedentemente analizzate e hanno identificato cinque tratti di personalità, i famosi Big Five. Tra le tante teorie della personalità, quella dei Big Five è forse quella che maggiormente è in grado di spiegare più variabilità individuale tra i soggetti. Secondo la teoria dei Big Five, la personalità può essere divisa in cinque tratti indipendenti, che sono l'apertura mentale, la coscienziosità, l'estroversione, l'empatia e il nevroticismo. Ovviamente conoscere poi gli elementi che contraddistinguono questi tratti di personalità ci avvicina maggiormente a conoscere meglio noi stessi. Adesso li andiamo ad analizzare tutti e cinque. Il primo, come dicevo, è quello dell'apertura mentale, che va a sondare quanto sia veramente aperta la mentalità della persona presa in esame, quindi quanto sia in grado di mettersi in gioco, di affrontare situazioni fuori dalla routine. Quindi in pratica questo tratto va ad analizzare quanto la persona sia in grado di andare ad affrontare situazioni non familiari. Un punteggio alto di questo aspetto ci descrive una persona piena di interessi, curiosa, che cerca sempre di andare al di là, cerca sempre di trovare situazioni nuove. E quindi una persona che è originale, che è fantasiosa e soprattutto non convenzionale. Di contro, invece, chi otterrà un punteggio basso su questo aspetto sarà una persona poco curiosa, una persona convenzionale e soprattutto con pochi interessi. Il secondo aspetto tratto è quello della coscienziosità o scrupolosità e divide le persone in due grandi categorie, cioè quelle scrupolose, quindi quelle motivate a ottenere sempre risultati migliori, persone che pretendono tanto da se stesse, che sono meticolose, che hanno l'obiettivo chiaro e fanno di tutto per poterlo raggiungere. E dall'altra parte invece persone che non si preoccupano minimamente del risultato e non fanno neanche nulla per poterlo raggiungere. Un punteggio alto di questo aspetto quindi caratterizza persone che lavorano molto, che hanno chiaro l'obiettivo che devono raggiungere, che sono ambiziose e che si programmano per raggiungere appunto l'obiettivo. Di contro invece chi ottiene un punteggio basso solitamente è una persona che si demotiva facilmente, che è priva di obiettivi e che quindi fa poco o nulla per raggiungere il minimo indispensabile. Il terzo è quello dell'estroversione, che indica quanto la persona si metta in gioco nelle relazioni sociali, quanto sia più o meno attratta dal fatto di avere appunto tanti amici, dal fatto di trovarsi in gruppo e fare cose insieme agli altri. Un punteggio alto di questo aspetto ci indica una persona socievole, loquace, ottimista, che ama entrare in relazione con gli altri e molto affabile. Invece un punteggio molto basso riguarda persone molto più introverse, che si chiudono più facilmente in se stesse, persone sobrie, tranquille, che non amano le situazioni di gruppo. Il quarto è quello dell'empatia, che è quella capacità di mettersi nei panni dell'altro, e quindi questo tratto analizza proprio quanto si è in grado o meno di capire l'altro, comprenderlo, mettersi nei panni dell'altro, rispettando sempre quelle che sono le proprie emozioni. Solitamente chi ottiene un buon punteggio in questo aspetto è una persona affabile, gentile, non rancorosa, sempre disposta anche all'ascolto. L'opposto invece può indicare persone facilmente irritabili, rancorose e addirittura vendicative. L'ultima è quella del nevroticismo che analizza gli aspetti ansiogeni di una persona e quindi quanto una persona entra in ansia di fronte a determinate situazioni, quanto queste persone tendano al malessere psicologico e a trovare strategie negative per cercare di risolvere i problemi. Un punteggio alto di questo aspetto, infatti, si può riscontrare in persone nervose, insicure, emotive e ipocondriache. Un punteggio molto basso di questo aspetto invece descrive persone resilienti, molto sicure di sé, autodeterminate e soprattutto con una forte autostima. Come avviene la valutazione della personalità secondo questo modello dei Big Five? Intanto, nella maggior parte dei casi, può avvenire attraverso un test di autovalutazione su scala Likert. Quindi il soggetto compilerà in autonomia il suo questionario, che sarà una sorta di autovalutazione. Oppure può avvenire mediante la valutazione della condotta in un contesto di simulazione, come ad esempio l'assessment center. Bene, con questa descrizione della teoria dei Big Five il mio video di oggi è finito. Io vi saluto e vi rimando alla prossima.